tutti quelli che si trovano in cammino a causa di una guerra che non hanno scelto, al popolo siriano, a Giulio Regeni che si è battuto per la libertà di molti, ad Angelo Frammartino che ha lottato fino in fondo per la felicità dei bambini, a tutte quelle persone che hanno concluso il proprio spettacolo senza applausi, lasciando nel Mediterraneo le loro vite. Il nostro è un canto a più voci, nelle sfumature dell'isola. La storia che vi stiamo per raccontare si svolge all'interno del conflitto siriano che ha causato fino ad oggi oltre 400.000 vittime e 12 milioni di profughi e sfollati. Vi vogliamo raccontare la storia degli uomini, delle donne e dei bambini da anni sotto il fuoco degli uni e degli altri schieramenti, costretti dagli eventi a lasciare il paese. Non sono persone in cerca di fortuna o di un lavoro. Per loro mettersi in cammino è l'unica possibilità di sopravvivere. Abbiamo messo in scena due storie vere. La storia di Abu Malek, che salva i libri dalle case bombardate per ridare storia e anima alla propria gente. E quella di Spazmai, costretta dai propri familiari ad un'azione kamikaze in un posto di controllo a sud-ovest di Kabul. Allora per un po' smetto di camminare e ascolto la primavera avanzare verso di me e un fiore sbocciare nella mia piccola anima. Devo correre perché non c'è più tempo. Vabbè, insegnami a usare i libri. Aspettami, non è tardi. Torna la paura. Ero riuscita a ricacciarla in dentro, adesso torna improvvisamente. Ma forse è per la cintura. Khalid me l'ha stretta così forte che mi manca il fiato. Aspetto che mi dica qualcosa. Qualcosa come non preoccuparti. Invece niente. Allora mi dico le stelle. Guarda le stelle. Almeno un po' mi faranno stare meglio. E quello di chi è? Del mio amico Mahmood. E cosa devi farci? Per metterci le cose. Ancora con questa storia, promettimi di non andarci più, è pericoloso. Ma cosa è successo? Perché papà urla? Niente, una sciocchezza. In città si sta mettendo veramente male. La guerra ha isolato interi quartieri. E scontri a fuoco sono ormai cosa di ogni giorno. Scontri fra regime, l'opposizione armata e gruppi terroristici. Da qualche tempo sono cominciati i bombardamenti aerei.
russi, turchi, americani. Nessuno lo sa con certezza. L'unica cosa certa è che in mezzo a tutto questo ci siamo noi, i civili. Ma ragazzi, i civili in una guerra sono solo un problema secondario. Noi siamo un problema secondario. Abed, ma in che pasticcio ti sei infilato? Nessun pasticcio. Stiamo solo pensando di mettere su un piccolo giornale, indipendente e libero. Non capisci, Salim? Dobbiamo parlare di diritti. Dobbiamo raccontare al mondo quello che la guerra sta facendo al nostro paese. No, perché? Io pure per te, per la tua incolumità, Abed. Si deve parlare della guerra, si deve parlare. Altrimenti perso in partenza se smetti di far sentire la tua voce. Mi raccomando, non ti mettere nei guai, non ci mettere nei guai. Hai capito? Il fratello Salim lo rincorre. Ma perché Abed se ne va? Abed! Salim, cavolo, mi hai fatto prendere un colpo! Cosa ci fai qui? È pericoloso. E tu che ci fai qui? Cerchi le granate? No, Salim, ma che granate! Sai che però è una bella idea. Rivendendola al mercato nero ci si potrebbero fare un po' di soldi. Dai, andiamo via. No, prima mi dici, cosa fai? Cosa cerchi? Perché vieni qui in queste case bombardate? E va bene, come vuoi. Cos'è? Secondo te? Libri. Esatto, libri. E dove li hai presi? Tu che dici? Qui, in questa casa. E in quella? In quell'altra. E in quell'altra ancora. Rubi libri dalle case. No, Salim, non rubi libri dalle case. Li salvo, fratellino. Li salvo dalla guerra.